Buonasera, buonasera, vi ringraziamo, grazie. Vi ringraziamo della vostra presenza questa sera, vedremo uno spettacolo tratto da Aristofane con gli uccelli e le vespe. A rappresentarlo sono i ragazzi del Teatro dei Navigli e i Perboli del Teatro, ormai sono già da 3-4 anni che frequentano con noi il corso di teatro ed è un vero e proprio spettacolo, un po' in stile comico, un po' in stile classico, che ci regaliamo così all'insegna dell'inizio del nuovo anno. Io ringrazio il Comune di Albairate che come sempre è sempre molto collaborativo in tutte le iniziative che si fanno, dal Festival di Strade del Teatro a quest'anno che si farà una nuova rassegna teatrale che debutterà il 21 gennaio qui ad Albairate. C'era prima da Piategrasso a dicembre e sarà itinerante nei vari comuni. Anche questo è bello perché si fa cultura un po' tutti quanti insieme, tutti i comuni. Non c'è solo il festival, quello estivo, con gli spettacoli più legati al teatro urbano, ma anche spettacoli di prosa, di drammaturgia contemporanea e di commedia. Ringrazio l'assessore, se vuol dire qualcosa. Sì, volentieri, innanzitutto ringraziare il gruppo per la presenza, ringraziare chi ci dà la possibilità di realizzare questa quarta edizione di Culture e Sapori, manifestazione promossa dall'amministrazione in collaborazione con la Proloco e con gli amici del museo, e grazie a queste persone, alle persone di buona volontà che riescono a realizzare eventi come questi, momenti difficili dal punto di vista economico. Ovviamente ringraziare te, per la tua disponibilità, che ci dai la possibilità di recuperare questa sera lo spettacolo che si è tenuto nel mese di maggio di teatro, un luogo penso sia ideale, a volte saltano, per una manifestazione di questo tipo. Alla fine avrete la possibilità di visitare il nostro museo, per il quale ci tengo a dire abbiamo richiesto l'accreditamento regionale, quindi ci auguriamo che la cosa vada a buon fine, perché questo ci consentirà di entrare nel circuito dei musei della regione Lombardia. E poi avrete la possibilità di portare i prodotti offerti dalla cooperativa Lampedusa Ambiente e dalla Cooperativa Molino Razzani. Quindi vi auguro una serata piacevole, un bocca al lupo agli artisti che visto sono veramente bravi e buonasera a tutti e buona sera. Questo canto stonato che mi trapassa le viscere del budello. È per quello che ci siamo messi.
Mamma, un commento. È proprio quel che io. Sì, sì. È quello che ha sposato proprio. E chi le ha violentato la sorella? E chi gli ha tagliato la lingua? E che poi quando sua moglie se ne è accorta, ha ucciso il loro figlio Ibi. Gliel'ha fatto da mangiare, lui l'ha mangiato, non se l'ha accorto che era suo figlio. Poi gli ha fatto vedere la testa. Allora lui ha capito, ha preso un'ascia e poi voleva fare a pezzi e poi... Non falla tanto lunga. Diciamo che hanno avuto degli screzi familiari. Poi per punizione gli dei li hanno trasformati tutte e tre in uccelli, a te rio a quello, in un pupa. Sì, ma non è che è ancora pericoloso. No. L'Upupa è un uccello, cucciolito forma della famiglia dei Dupupudi. E immagina che l'hanno scelto come simbolo della lingua. Allora sai cominciamo. Adesso noi andiamo da lui e gli chiediamo se in tutti i suoi voli lui ha mai visto una città come quella dove vogliamo andare noi. Ah! Si è sbagliato il graffio. Anche la cornacchia punta qualcosa lassù, lo vedi, continua a girare su se stessa. Sta prendendo il becco. Sì. Questi devono essere altri uccelli. Sì. E sai che devi fare? Chiama l'Upupa. Yu! Ma sei scemo? Ma l'Upupa li fa yuhu! Ma altro che yuhu, all'Upupa li devi fare yuhu. Sì, però magari con un tono, prendi il tuo spazio. Vai, chiama. Yupupi! Oh, senza esagerare! Ha cenato
con un po' di mirto e qualche moscerino, e ora sta dormendo. E tocchiamolo lo stesso. Va bene, ma solo perché sei tu. Corro a chiamarlo. Grazie, Uccello Corridore. Schiavo. Va, schiavo. Eh? Papa. Io papà. Io papà. Io papà. Io papà. Chi mi cerca? Chi mi vuole? Proprio adesso che stavo dormendo. Ah! 12 idee, uè, t'ha acconciato proprio per le feste, te, mi prendete in giro per il mio piumaggio? Eppure anch'io, stranieri, una volta ero un uomo. E non ne stiamo prendendo in giro te. E chi allora? Ci fa ridere il tuo... E il tuo becco, eh? È tutta colpa di Sofocle che mi concia così, nelle sue tragedie. E dire che io sono il Tereo. Sì, lo sappiamo, tu sei quel Tereo, quello che ha sposato tranquillo. Quello che ha sposato Troce e poi gli ha fatto... Ma proprio... E poi ti ha mandato... No. Allora, noi ne siamo vinta la tutela, siamo venuti qua per ricordarti che sei Gessa. Porto sul becco. E siamo venuti qua a chiedere un consiglio. Tereo, tu sei un uccello o un pavone? Un uccello, che diamo? Le ali mi sono sfiumato. Hai avuto una malattia. Ma no, in inverno tutto. I uccelli perdono le piume e poi ricrescono. Addì, voi. Chi siete? Noi mortali. E quale bisogno vi ha spinto fino qua? Volevamo incontrarti. And why? Because... Per qua. Perché? Un fenomeno questo qui, parla tutte. Primo perché un tempo è un uomo come noi e di ripieno di debiti. E ti piaceva anche non pagarmi proprio come voi. Third, second. E poi comincia che tengo le lì. Second, perché poi ti sei trasformato in un uccello. In Tunisel! Per non essere da meno io parlo un po' il cielo. Hai messo sulle piume il becco, le ali, e hai sorvolato terra e mare, e adesso ragioni in tutto e per tutto come un uccello. E come un uomo e come un uccello, è per questo che io sei mio figlio, fate ciò in ginocchio a pregare disperato che te pena di chi guarda lì. Non vero un bel paese, perché è come una bella pelisa del cavrone. Ma chi te sentirò? E se che ti voleva lì? Certo, non ti devo dire, perché noi siamo venuti qui per farci dire se ci puoi indicare un posto dove andare a vivere, ma un bel posto, tranquillo come una pelliccia di capra. Sulla terra tutte le città si assomigliano, qualcuna può essere più calda, qualcuna più fredda, ma non credo che siate venuti qui a cercare un posto dove mettere a tacere i vostri reumatismi. Ci sono città che sono in mano ai progressisti, altre in mano ai conservatori. Eppure, sempre una appiccicaticcia democrazia fingerà di governarvi con equità. Ci sono città che hanno più soldati nelle piazze, altre meno soldati. Ma sempre tasse si attasseranno sulle vostre pelli, sulle vostre giornate. Ci sono città che hanno il vino migliore, altre le femmine più belle. Ma sempre vi faranno pagare profumatamente le une e le altre. Ci sono città che hanno più politici, altre più poeti. Ci sono città che sono famose per i loro marti, altre per i loro artisti. Ma sempre schiavi sarete. E sempre, in ogni città, troverete dei giudici che sono figli di altri giudici. Che sono figli di altri giudici. Che sono figli di altri giudici. No, soltanto fino alla quarta generazione. Quelli cambiano per non dare troppo nell'occhio. Probabilmente sono figli di porcari, o di prostitute, o di pastori della vendita, o di schiavi della notte. Io, quello che dici è giusto. Ma spiegaci questa degli uccelli, che vita è, che certo devi saperlo bene. Non è male a farci l'abitudine, intanto si vive senza il borsellino. Ma dici niente, ma che così hai già tolto un sacco di roba falsa? E poi ci nutriamo nei giardini di sesamo bianco, di mirto, di papavero e di menta. Ma una luna di miele! Aspetta, sì. Ho un grande progetto per la simpe degli uccelli. Lo vedo, che vi darà potere, fama e giardini più ricchi a cui attingere il becco. E che cosa dovremmo fare per darvi retta? Innanzitutto smettetela di svolazzare in giro, cioè è una cosa indecente. Uno che svolazza è inaffidabile, mutevole come l'aria. Per Dioniso, sono critiche giuste.
dicevo, che cosa dovremmo fare? Fondare una città? Fondare una città? E che città potremmo mai fondare con gli uccelli? Ma voi venite da questo palazzo? Scusa, è tutta questione di abitudine. È come il mangiare per voi altri umani. Guarda che è solo questione di abitudine, devi fare un po' attenzione alla tua voce interiore. No, ma lascialo stare che la mamma l'ha abbandonata alla nascita. Ma guarda che tuo padre mi ha fatto da meno, solo che io avevo la mia voce interiore. Dicevo, fondate una città. Ma che città potremmo mai fondare, non mi c'è? Ma che sciocchezza stai dicendo, Tereo? Guarda in alto. Sì. Guarda in basso. Fatto. Adesso gira il collo tutto intorno. Gira, gira, gira. Mi fai venire il torcicollo. Hai visto qualcosa? Sì. Le nuvole in mezzo al cielo. E quello non sarebbe lo strato degli uccelli? Lo strato? In che senso? Ma è come se uno dicesse lo spazio degli uccelli. Solo che, siccome sta tutto attorno al mondo, e tutto ciò che si muove lo deve attraversare, si chiama strato. Vi basterà insediarvi in questo posto e fortificarlo. Invece di strato lo chiameremo lo stato. Lo stato degli uccelli. Voi comanderete gli uomini come le cavallette e gli dei li sfinirete per fame come l'assedio di Melo. Boom! Melo in cerchio. No, lo dico perché ho visto nel pubblico due padagni con il... In che modo? L'aria, è ovvio, è a metà strada fra il cielo e la terra. Così come quando noi vogliamo andare a Pito e chiediamo il passaporto ai beoti. Così, quando gli uomini faranno dei sacrifici agli dei, se gli uomini non vi pagheranno un tributo, anzi di te, voi non farete passare il fumo dei cosciotti. Evviva! Per le terre, per tutte le tagliole, per le rane, per le reti! Non avevo mai sentito un progetto così originale. Sì, sì, lo voglio affondare insieme a voi questa città. Ma prima... dobbiamo chiedere a tutti gli altri uccelli che cosa ne pensano. Sì, però chi è che potrebbe andare a informare? Ma io stesso! Vado nel folto, mi inoltro e sveglio la mia usignola. Insieme li chiamiamo, quelli, appena sentono la nostra voce. Arrivano di corsa! Venite tutti qui, amici miei alati! Voi che nutrite lo scazzo fecondo dello spazio etereo, stirpi innumerevoli, che vi nutrite di sementi e di frumento, mentre volate in cielo tra dolci richiami, e voi che in tanti sui solchi vi posate sulla zolla mentre cinguettate il vostro glorioso canto. Venite tutti qui! Thank you.
Se poi non ci convinceranno, o non ci fideremo di loro, ti aiuterò io stesso ad ucciderli. È proprio una brava persona. E come potrebbero convincerci? Come potrebbero insegnarci qualcosa? Loro, che sono i nemici dei nostri ai! È proprio dai nemici che le persone imparano qualcosa. Ma che se ci vuole un blu, quale cosa sono andata favolosa? bravo, Dario, continua così che a te ti ascoltano. La prudenza la si impara dai nemici, non certo dagli amici. Basta, Rico, basta! Avanti voi, riordinate le idee e che Zeus ce la mandi buona. Avrei preso il vento, la prendi, dai! Ma che devo fare? Ma per difenderci, ma... no? Ma qua tutto è impastato. Ho paura. Sono addolorato per voi. Sì, anch'io sono addolorato, ma non per voi, per me. Che un tempo eravate re. Re in cosa? Re di tutto l'universo, di me, di lui e perfino del grande Zeus. Ma davvero? Essendo nati prima di Crono e della Terra. Della Terra? Questo non lo sapevamo! E perché siete ignoranti e poco amici? Ignoranti? Nel senso che ignorate le favole di Esopo. E dopo? E questo qua lo conosco. Esopo parla della... Esopo! Che è quello? Esopo? Bravo! Grazie. Parla della poca ambizione degli uccelli e dice che il primo animale a nascere fu la lodola, poi arrivò il passero, poi per terzo arrivò la cicogna e Zeus arrivò soltanto quindicesimo. Neanche questo lo sapevamo! No, perché questa qua la sanno un po', vi racconto io. No, quella settimana lì la cicognina, no, c'aveva un'ala un po' lussata, non ha potuto allenarsi. Poi in gara è andata benino, un metro a traguardo, Zeus taglia, ha fregato il quindicesimo posto. Capito il dio, è sportivo proprio. Vuoi stare zitto? È andata così. Un tempo erano gli uccelli a regnare su tutti gli uomini. Pensate che il gallo era lui che diceva all'alba come sorgere, non il contrario, ed era chiamato il grande re. E allora per quello ti ho provato a fare la cresta dritta. E il cresto... E poi ci fu il pu. Il pu? Il pu? Il pu? Pure volte il pu? Il cucco. Il cuculo! Scusate, ho la lingua tutta impastata. Il cuculo e regnò su tutta la Fenicia, su tutta la Persia e tutte le volte che faceva cucù, cucù! Tutti i fenici raccoglievano i piselli. E quando poi rifaceva cucù, cucù! Tutti gli egizi mietevano le fave. Quando poi faceva cucù, cucù, cucù! Che ora è? Gli antichi egizi e persiani guardavano il sole perché il sacro cucù gli aveva dato l'ordine di potersi coricare. E anche io mi corico. Cucù, parli ancora! Cucù, raccontaci di noi! La prova è che Zeus, che regna in questo momento, porta sempre una culla in testa, e sua figlia è una bella passerotta. E una volta nessuno giurava su Dio. Ancora oggi il filosofo Clitone non giura su Dio, ma su Pio Pio. Adesso vi trattano come i figli della serva, anche nei templi vi tirano i sassi. Poi, non so se vi siete accorti, ma sui comignoli, no, sui tetti, hanno preso l'abitudine di mettere quegli spilletti, quelli lì aguzzi, no, quelli per impedirli. Siamo capiti, no? Allora io dico, vabbè, non siamo più re, ma almeno lasciateci cagare in pace, no, invece no, e ci prendono, e ci catturano, e ci legano, ci portano in cucina, con l'olio, un po' di formaggio, o fanno di quei brodi, io lo so già. Che cosa gli dici, dici? Ti cagheremo sotto gli occhi! Quanto piena! E ciò che tu ci ricordi, lo fai solo per il nostro bene! Ci hai fatto piangere per la vita dei nostri padri! Salvaci, tu che conosci tante cose, vogliamo recuperare la nostra dignità di re! Allora, gli uccelli devono riunirsi in un'unica città e devono fortificare il cielo intero. Con i mattoni cotti bisogna fare come a Babilonia. E quando abbiamo finito di erigere il muro, richiediamo a Zeus il nostro potere. Sì, e se non vuole, si rifiuta, gli dichiariamo una guerra santa e poi impediremo agli dèi di attraversare la nostra terra.
o i Belpidi, per noi lo stesso. Io sono bisettero. O bisettero per me lo stesso. Va bene. Oh, comunque una cosa, la compagnia è bella, però voi ci avete le ali, ma io e lui no, e com'è che facciamo a seguirvi? Nessun problema, qui c'è un'erba, basta mangiarla e mi spuntano le ali. Hai visto bisettero? Bisettero, e non ci sono problemi, ci sono solo grandi soluzioni. Esatto, e se volete, io vi presento la mia usignola, ha una voce bellissima, canta in un modo meraviglioso. Sì, sì, dai, vai, chiamo, ma io proprio insistente la chiamo. Iniziamo. Procne! Underneath the city lights, there is a war few know about now. Oh, rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. Shake that money on a dime, don't be sure that daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, no, just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey, here come the ladies, got to give a little show. Hey, here go the boys, and I'll show a little more. Get it up, don't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give you the best. So get your hands up, show me how you do it. Get it up, don't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your hands up, show me how you do it. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. So shimmy, strut, give a little work. But up on the table, we'll be dancing. Vale, rey, e fatti rey nuda! Oh, no, Bicucu! Oh, no, Bicucu!
non ancora. Molti uomini desidereranno trasformarsi in uccelli. Mi sa che ha fallito. Hanno fatto tutto da soli! Dalla Libia sono arrivate 3.000 gru e hanno portato le pietre! Prima sono dormito! E le taccole le hanno scalpellate tutte con il loro becco! E 10.000 cicogne hanno portato i mattoni! E l'argilla chi è che l'ha portata? Ma gli aironi con i loro secchi! E com'è che ce l'hanno ficcata dentro? E qui, caro mio inferiore, c'è il vero colpo di genio! Perché le oche hanno fastidiato nel fango e usando le zampe a mo' di pala gli hanno riempito i secchi. Ma è incredibile quante cose si possono fare, stanno un po' di fantasia, E avresti dovuto vedere le anatre con la vestola tirata su fino alla cintola posavano i mattoni e sopra, caro mio inferiore, c'erano le rondini che come dei veri e propri manovali con la spatola nel fondo schiena e l'intonaco nel becco come lavoravano. Ma dimmi che sono curioso, che fai meglio? Chi è che le ha fatte? Ai pellicani, carpentieri formidabili, si sono spellati il becco a furia di squadrare le porte. E lavoravano, si sentivano rumori come in un cantiere navale. Adesso ci sono porte con chiavistelli ben serrati ovunque, c'è pure la ronda che fa la sentinella e sulle torri le postazioni con i segnali di fuoco. Ah, ma il muro, ma è un lavoro possente, mastodonti, pensava largo almeno 3 carri e poi alto almeno 1 migliaio di battito d'ali. Io l'ho misurato proprio io mio stesso, eh. Eh sì, lo possiamo proprio dire. Nome Puglia è la città più sicura e imponente di tutto il Peloponneso. Sì, però dobbiamo stare attenti a chi ci mettiamo di guardia, perché l'altra volta, per esempio, c'era il cormorano scopaiolo, che lui, a dispetto del nome, pensa soltanto a bere. E allora a tutti quelli che gli davano un fiasco di vino, li faceva entrare. Così ci siamo trovati in città, niente po' di meno che un indovino! Mannaggia il cormorano! Vabbè. Sì, ma questo era il Gisto, uno dei peggiori. Questo appena dentro ha cominciato a dire gli dèi mi si rivolteranno contro e gli uomini non vi ubbidiranno. E poi ha cominciato a predire una catastrofe di qua e un maremoto di là e una carestia di sopra e una pestilenza di sotto. Insomma, un casino proprio. E poi cosa è successo? Il pavone ha avuto un'idea geniale. È andato a chiamare una 50 di uccelli del malaugurio. E questi hanno preso l'Egisto per il palavero, su, e poi giù dalla torre più alta! Ma saranno almeno 11.000 batte di lana! Sì, anche di più, ma pensa che il papone ha avuto il coraggio di chiedere all'indovino, visto che era un indovino, se aveva previsto la fine che avrebbe fatto! E l'indovino che gli ha detto? Ma sai com'è il papone? Sai com'è il papone? Che ha fatto una domanda alta, lunga, articolata, e così a metà frase... Però io penso che l'indovino non è che l'aveva prevista la sua fine, perché urlava come un ossesso prima di fare. È arrivato il momento di cambiare. Devo spostare il cormorano scopaiolo dalla porta nord-ovest. Se solo si spargesse la voce che basta un asino d'uva, entrerebbe chiunque. La 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 la
deciso di cambiare. E basta questa scelta, oh! Ho deciso che tu sostituirai il cormorano scopaiolo come mio nuovo attendente. Grazie! Bravo soldato! Missione compiuta! Sine rebitu est timeo.
io? Vero che sembra vera! Quello che è vero è che da quando esiste Nubi Cucuia, noi uccelli viviamo molto meglio. Siamo adorati da tutti gli esseri umani che ci trattano come divinità. E tutti vorrebbero vivere a Nubi Cucuia. Zeus stesso vorrebbe vivere a Nubi Cucuia. Anche tutti gli altri esseri umani vorrebbero vivere. Okay, Eros, vi prego! Lui è così bello! Potrei fare un lavoro anche da me! Farebbe Quelli! Oh, sì, come mi piace! Come lo amo! Ti mancava un menti? Oh! Sì! Oh, sì! Quello che volevo dire è che da quando esiste Nubi Cucuia non c'è. Viviamo molto meglio. E nessuno se ne andrà davvero. Anche per tutte le ragioni del mondo. Beh, se Eros mi dicesse molla tutto e vieni a vivere su un'isola deserta con me, e io sarò il tuo venerdì, e tu sarai il mio sabato. Beh, io direi che... Zitto! Beh, direi che ci dovrei pensare. O comunque la risposta è sì, oddio, come mi piace! Giuro, io giuro che se mi interrompi ancora una volta, al prossimo consiglio di Nubi Cucuia in cui si voterà per le coppie di fatto, io voterò contro! Oh no, non vuole la prima mosca! Insomma, cos'è tutta questa suspense? Mi vuoi dire che fine hanno fatto tutti gli uccelli? Aspettate, per me sono stati... Mangiati, uccisi! Zeus! Ma perché? Ma chi? Disetero! A lui gli uccisi di semi non sono mai piaciuti. Li ha sempre mangiati un po' a fatica. Di Delfide! Perché il suo compare qualche bella lettera avrà zannata pure lui? Nessun altro uccello ucciderebbe un uccello, ma loro non lo erano, lo sono diventati soltanto dopo, quindi è diverso. Decolorati tutti i peli. Allora verremo a trovarvi molto presto. No, magari anche stasera. No, stasera no. Vi siederò sedere.
subito denunciare. Ecco. No, magari la prima volta gli mando un avviso. Glielo dici in maniera amichevole. Amichevole? No, no, dai, retta a me, te lo devi portare in tribunale. In tribunale? Mi piace. Sì, 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 lo porto in tribunale. Ma come ha fatto il tribunale? Guarda, è facilissimo. Allora, ti spiego. Innanzitutto ci vuole una sedia, tipo questa qui. Questa qui va bene. E poi ti ci vuole un giudice. Lei è il giudice. Sì, mi piace, sono io il giudice e questo è il tribunale. Che bello, così chic. Ma no, ma che dite? Ma a noi di Cuculia non ci vuole il tribunale. E non va per niente bene. Anche perché i giudici sono come delle veste, che un esercito sono un controllo e poi mi possono mettere gli uni contro gli altri. Oh, guarda, allora, se i giudici sei ragione, ma se tu sai che proprio c'hai ragione tu, devi portarlo davanti al pubblico ministero. Che sono io? Mi piace, lo faccio io al pubblico ministero. Sì, va bene, però una cosa, devi essere cattivissima. Oh, sì, sarò cattivissima, te lo prometto. Ecco, anche perché tu dopo devi convincere la giuria. Che sono io? Io sono tutta la giuria. Poi dopo ci consultiamo e diciamo al giudice che cosa abbiamo deciso, in modo che lui poi possa emettere la sentenza. Giusto? Benissimo, va bene. Adesso già avete tutto, vi manca solo l'imputato e potete andare avanti. Ciao, ciao. Per ora adesso ce ne andiamo e lasciamo lavorare in questa pace questo bel tribunale. No, caro Pisetero, perché non ci dai una mano e fai tu l'imputato? Io no, non posso. E poi per portare qualcuno davanti al giudice ci vuole una buona ragione. Io ce l'ho. Signori della corte, giurati, ecco le prove che inchiodano senza possibilità di errore il signor Pisetero. Ma quali prove? Ma sono giornaletti, dai! Devo dire di stare zitto. Zitto! Devo dire che deve finire di leggere le accuse? Il pubblico ministero deve finire di leggere le sue accuse! Grazie, signor giudice. Ecco, mi rivolgo alla giuria. Vedete? Questi sono solo alcuni degli uccelli scomparsi dalla nostra Nubi Cuculia nelle ultime 4 settimane. Vedete, c'è Gianni Barba, Ibetta C, Cardellina e tanti altri fischi. Ed esattamente da quando? Il signor Pisetero ha aperto il suo nuovo ristorante Sesam House, che tutto cucina a meno che semi di sesamo. Ebbene sì, lor signori, costui è un assassino, costui è un divoratore di uccelli. Zitto! Benissimo, il giudice ha sentito abbastanza. La giuria ha qualcosa da dire? No, ci rimettiamo a quello che deciderà lei, signor giudice. Ci rimettiamo veramente alla sua intelligenza. Ma signor giudice, ma io... Zitto, non è il tuo turno. E poi ha già un avvocato. Tiè, ciapa! Benissimo, ha appurato l'assenza di svariati pennuti. Il giudice dichiara l'imputato... No, signor giudice! No, scusate. Non è possibile. Voi avete creato un tribunale senza le fondamenta. Mi spiace, non c'è la Costituzione, non c'è il codice civile, non c'è il codice penale. Ma scusate, ma senza codici, senza reati e senza leggi, tutto sarebbe opinabile. Quindi caccia secca? Quindi, in virtù di quanto detto, io dichiaro l'imputato non colpevole per mancanza di reati e di leggi. E io sono il suo avvocato. Oh, te sei un fenomeno, sentite il mio avvocato, Ha ragione. Io mi oppongo, signor giudice. Bene, opposizione accolta. Ma poi te non ti puoi opporre, perché te sei il giudice. No. E il giudice non può opporsi? No. Benissimo, allora. Ma qui non c'è la Costituzione, non c'è il codice civile, come facciamo? Signor giudice! Allora, signor giudice, in quanto giuria, io propongo che sia fatta immediatamente seduta stante la Costituzione e tutte le leggi di Nubi Cuculia, in modo che l'imputato e il suo avvocato possano essere protetti dalle leggi democratiche di Nubi Cuculia. Signor giudice, io oppongo. Io no. Apposizione respinta, avvocato, vince lei. Tieni, ciapa. Articolo 1. La magistratura è sovrana e può emettere le sentenze. Giusto. Approvato. Articolo 2. È vietato mangiare qualsiasi uccello di Nubi Cuculia. Giusto. Approvato.
lasciami finire! Avvocato! Lasciatemi finire! La condanna per non aver rispettato l'articolo 2 è la pena capitale! L'articolo 2 qual era? Zitto tu! Non è il tuo turno! Articolo 5. Una volta condannato in primo grado, non ci sarà nessun processo di appello, contrappello, cassazione, controcassazione, controcassazione, appellata, bis, che era tutto. Giusto! Approvato! Lo dico da qui che mi sono rotto le balle di andare su giù dalla sedia! Ma signor giudice, è un po' funzionale! Che cosa? Andare su giù dalla sedia? Ma no, l'articolo. Ah, questo articolo. No, l'articolo di prima. Ah, visto che è un nuovo articolo della Costituzione, lo mettiamo ai voti. Chi vota contro questo articolo? 2. Chi lo vuole approvare? Ta-dan! 3. Perfetto, la democrazia nuova in Puglia funziona molto bene. Articolo 6. Dico tu, l'imputato, se ha un processo in corso, non può mettersi a fare anche le leggi. Non siamo mica in Italia, siamo nell'antica Grecia. Giusto e approvato. A tutti i cittadini questo diritto e promuove le condizioni affinché questo mestiere venga svolto. Ah, che bello, che bello! Cioè, posso fare complimenti? Complimenti, avvocato! Molte costituzioni europee hanno scritto queste cose, ma they don't able to do it. Yeah! Beh, ne sono pas capable delle ferre spente. Oui, oui, oui. Smususi, bunnenno, felula. Buona paus! Sì, mi sembra un'ottima analisi. Approvata. L'articolo, però. No, l'analisi. Lasceremo l'articolo 7 senza testo, proprio per rifletterci. Perfetto, la Costituzione l'abbiamo fatta. Codice penale. Articolo 1. O sei innocente o sei colpevole. Giusto, approvato. Articolo 2. Nessuna decorrenza di termini, nessun reato si può prescrivere. Articolo! Approvato! Penale solo 2 articoli, ho deciso. Approvato, il codice civile ha un solo articolo che dice rispetta la Costituzione e il codice penale. Approvato, possiamo cominciare il processo. Articolo 3 della Costituzione, la Costituzione dice che per approvare. Oh, no. Signor giudice, l'articolo 3 della Costituzione dice che effettivamente per accusare un imputato ci vogliono le prove. Porca miseria, è vero. Quali sono le prove? Io le ho! Sono spariti Carnellina, Barbagianni, Cilenti, Cormorani, Fringuali Dolci e Picchi! Ma signor giudice, ma non è vero! Zitto tu! Non è il tuo turno! Signor giudice, lo conosciamo tutti, questo bel elenco degli incendi. Ma questi sono soltanto dei riscontri oggettivi, non sono delle prove. Magari questi uccelli sono andati a costruire una città! Impossibile! E perché? Nessun articolo della Costituzione lo vieta. Oh, porca miseria, avremmo dovuto scriverlo. O magari sono andate a fare una bella vacanza. Fino a quando non avremo la prova che sono stati uccisi, non potremo certo accusare il mio imputato. Oh, io mi oppongo, signor giudice. Sì, brava, giusto. Ma perché vi opponete? Perché credo che sia giusto opporsi. Mi sembra un'ottima idea, opposizione accolta. Sì, eccola la prova regina. Questa è sicuramente una piuma delle loro vittime. L'ho presa nel ristorante del signor Pisetero. Questa è sicuramente stata strappata con violenza. Sentite, è ancora calda. Ma questa la possiamo ancora tenere in mano. Mentre il corpicello di quel povero volatile non possiamo più vederlo e neanche più abbracciarlo perché è finito nelle sue sporche budella. Yeah. Oh, complimenti, pubblico ministero! Mi ha commosso! Ma il pubblico ministero è lei! Lei? Commosso! Adesso me lo scrive, eh! Grazie. Pubblico ministero, mi faccio la freccia e non mi fregate più. Volevo dire come giudice che quella è una prova e come giudice dico che sicuramente quella è una prova. Ma non è vero,
io non ho mangiato un bel niente! Ah! Avete sentito, pubblico ministero? A verbale! Ho scritto! È un principio di confessione! Ma signor giudice, magari quella piuma non è che è stata presa qui nel negozio del Coafor? Ma a quale negozio del Coafor? È un tribunale questo? Vi difende la corte! Ha capito? E porti rispetto al tribunale! Non si amica del parrucchiere qui! E lei, verbalizzi! Ho scritto! Signor giudice! Chi è il giudice? Vabbè. Allora, se lei richiede che quella sia la prova di un assassinio... Quale? Quella. Allora, bene, io le confermo che quella potrebbe essere la piuma staccata da un uccello che è stato mangiato. Piano. Un uccello mangiato ed è stata staccata una piuma. Sentite! Ah! Sto confessando! Avete ragione! Signor giudice, io gli chiedo di fare analizzare quella piuma, perché se dai riscontri dovessero risultare soltanto le impronte del pompastrello del mio cliente, ebbene, io vi invito a condannare a morte il mio imputato. Oh, ma sei fuori! Però, se dai riscontri, da queste analisi dovessero risultare le impronte del pubblico ministero, allora che sia lei ad essere accusata per aver contraffatto le prove o per aver commesso essa stessa il pluriomicidio aviario. Cosa hai fatto te? Ma secondo te io mi cucino gli uccelli? Sono loro gli assassini? Sì, sono loro gli assassini. Ed è inutile che l'avvocato continui a menare il can per l'aia. Presto la Costituzione parla chiaro. O si è innocenti o si è colpevoli. E loro sono colpevoli. Basta, ho sentito troppo. Mi sono consultata col pubblico ministero, con la giuria e dichiaro l'imputato colpevole di aver mangiato Gianni Barba, Ivetta C, Lina Cardel più un altro numero imprecisato di volatili. E così, come prevede l'articolo 2 della Costituzione, dove siete? Come prevede l'articolo 2 della Costituzione, l'imputato e il suo avvocato saranno condannati a morte. Giusto e approvato. Così è detto e così sarà fatto. Giusto e approvato. Pietà! Ah, è inutile che ti disperi, è il tuo turno ora. Signori della giuria, chiedo che non si indugi oltremodo e che si applichi la condanna. Che cosa preferite? La ghigliottina, la spada o il macete? Macete no. Sì, però invece la ghigliottina o la spada... Vabbè, io scelgo la ghigliottina. Allora io la spada. E mi appello all'ultimo desiderio che ogni condannato deve fare. No! Ghigliottina! Ghigliottina! E tu, pisetero, non avresti dovuto compiere tutti quegli omicidi a Nubi Cucuglia. Del resto, la legge è legge. E va sì rispettata. Voi ve ne avete il tempo e la misura. E adesso, inginocchiatevi e mettete il becco qua dentro. No, io non posso guardare ma lontano. No, tu non ti allontani per nulla, assassino della grande letterata Ivetta C e dei suoi 100 colpi d'ala. Il tuo sangue sarà lavato con questa spada. Ma scusa, te che sei un po' più intelligente, ma si fa lavare il sangue con una spada? Non si può usare uno straccio o uno spazzolone? È una frase simbolica, idiota! E adesso la legge verrà ripristinata a Nubi Cucuglia, in modo che tutti gli altri uccelli possano finalmente non avere più da temere di essere ammazzati. Che rullino i tamburi! Ma anche questa era una frase simbolica! Simbolico un paio di palle! Abbiamo vinto! Sì. È stato grazie
nostri agenti speciali, Cosellina e Civetta. Sono figli? E vegeti. Anche tu sei figlio? Ufalizzata. Oh, ma in una città di uccelli non c'è neanche una passera? È stato grazie a loro, ai nostri agenti speciali, che siamo riusciti a infiltrarci nelle fila nemiche e a sferrargli un attacco brutale. E quando meno se lo aspettavano... Neanche noi ce l'aspettavamo! E dovete vederli, i nostri pinguelli dolci e i picchi si sono scagliati contro ogni sorta di divinità con grande coraggio. Hanno provato l'idea a reagire con qualche strumentuccolo da fantasoldi come tuoni, fulmini, uragani, tempeste, ma noi abbiamo vinto! Zeus ha riconosciuto la nostra superiorità e ha detto che i nuovi dei degli uomini saranno gli uccelli, promettendo di far sposare Regina. Chi è Regina? Regina, la depositaria dei fulmini degli dei, la donna più potente di tutto l'Olimpo, che è stata promessa in sposa al fondatore di Nubi Cuculia, Evelpide. Ma io mi devo sposare o devo morire? Che non c'è mica tutta sta grande festa. Beh, insomma, gli dei saranno, gli uomini saranno i nuovi dei degli gli uccelli saranno gli nuovi dei degli uomini. Nubi Cuculia sarà la nuova città sacra, l'esempio di democrazia infallibile per tutti gli esseri del regno. Fallibile? Fallibile. Vabbè, qualche volta si può sbagliare. Pensate che quando io ero un uomo... No, questo è meglio che non la... lo penso anch'io. Beh, mi andrò a vestire per il matrimonio che non so ancora che abito indossare. Ci saranno un po' tutti, immagino. Ottima idea. Io andrei a svegliare un attimo Gustav, che lo aggiorno sulle ultime novità. Oddio! Ma cos'è successo? Come mi sento lì? Finisce bene? Bene! Guarda che io stavo per essere infilzato come uno spiedino. Ma io stavo per lasciarmi mettere lo spugnato? Va bene, ho sbagliato! Oh, signor! Come governatore di Nubi Cuculia mi assumo tutte le responsabilità e mi dimetto. Chi l'avrebbe mai detto? Proprio l'anno delle dimissioni. Oh, Monti, Bersani, il Papa, adesso anche il Lupupa. Ma adesso chi è che fa il governatore di Nubi Cuculia? Gianni Papa! Ah no! Io dopo aver compiuto il mio dovere ho sciolto l'esercito e sono tornato a essere un cittadino come tutti gli altri. Del resto, se Nubi Cuculia vuole essere la città della pace, non può avere un esercito. Ius combattorum nunca judicatius est. È greco! Che significa? Non lo sa, sperava che non glielo chiedevate. Caro Gianni Papa, la tua onestà intellettuale, il tuo senso del dovere saranno di esempio. Ehi, vecchio, ho parlato abbastanza, possiamo anche andarcene! Saranno di esempio per tutta Nubi Cuculia. È vero, io ho sbagliato. Ho continuato a pensare con la testa di un uomo e ho fatto sì che la paura e i pregiudizi prendessero il sopravvento. Ed è per questo che io vi chiedo scusa. Scusa, accettate. E allora, cara Evelpide, adesso che sposerai Regina, diventerai l'uomo più potente della terra e del cielo. Ed è per questo che potresti diventare il nuovo governatore di Nubi Cuculia. No. Io già ho passato quella armata di tuoni, di fulmini. Cioè, non so voi, ma io già sono agitato. E allora tu, pisetero, con la tua sfrontatezza, i tuoi limiti, la tua semplicità e quella da benaggine che ogni tanto ti contraddistingue. Sono complimenti. Ma certo che lo sono! Infatti io penso che tu possa veramente essere il nuovo governatore di Nubi Cuculia. Lo penso anch'io! Fanciullo d'Arcamo, protettore di tutti i poeti! Chi l'avrebbe mai detto che un giorno io sarei diventato il governatore di un regno sospeso fra terra e cielo? Oh, ma è bello che mica ho fatto niente per esserlo! Ma è per quello che sei più adatto! Li senti i tamburi, lontananza? No, non li sento! Che rullino i tamburi! È la mia sposa che si sta preparando! Dai, presto, fai il tuo discorso! Mi tocca fare il mio primo discorso da governatore. Ho emozione, non faccio le mani sudate. Te vuoi sentire? Allora, da quando sono uccello, non ho più bisogno di potere.
e neanche di denaro. Adesso voglio soltanto una città piena di sentimenti e di parole. Parole come fiori, pensieri come rose, che abitino i sogni. E musica, che dalle piante faccia danzare le statue, mentre le stelle sussurrano al tempo i segreti dell'amore. Seto, Nubi Cucuglia ha bisogno di te. Adesso ho bisogno soltanto di poesia. Questa magia, sospesa fra il comico e il tragico, mentre brucia la pesantezza delle parole, dei vecchi codici, delle vecchie paure, mentre le emozioni si risvegliano con colori nuovi. Setero, Nubi Cucuglia ha bisogno. Adesso ho bisogno soltanto di poesia, che come una nuvola si lasci trasportare leggera dal vento, un'ombra lieve da inseguire per le vie di questa meravigliosa città, sospesa fra terra e cielo. Un'ombra lieve da inseguire per le vie di questa meravigliosa città, sospesa fra terra e cielo.